till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. Di fila. No, oh, non dirmelo, neanch'io. Domani è molto bello stare a casa, sai? Sì, domani sarà un giorno ideale. Come il dio dell'ideale, ragazzi, ovviamente, cioè. Grazie mille. Che battuta. Dovrei fare tra quelli. Sì, va bene, Fede, la parola è tua. Quanti giri? 5 2000. Fanno 5, poi tanto spammiamo lobby. Sì, boh. Infatti. Non la più come meme, vero? Vorrei mettere per la rana. Allora, non so se farlo sto meme, perché potrebbe essere un po' cringe, però lo faccio lo stesso. Se non trovo niente divertente. Com'è che si chiamava? Ragazzi, mi hanno rifilato 5 volte lo stesso meme, mi sono ritrovato lo stesso meme alla fine. No, è impossibile metterlo. No, dai. Qualcuno dovrà perdonarmi, però dai, era troppo messa così, dai, cioè. Perché sei una sensazione? E ce l'avevo qua, dai, scusa. Aaron Dorenko. Laura. Sì, Laura. Laura! Me le batti solo per Laura. 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 Lì nella quarti H insegnano la frase che discutono. Bellissimo. Troppo bello il fatto che noi ragazzi comandiamo la scuola. Noi stiamo letteralmente andando su bullying la scuola, ragazzi, non capisco. Let's go. Aaron Lorenzo, 1000 punti. Sono riuscito a metterlo, let's go. Ragazzi, sono arrivato comunque ultimo. È tuo? Non è tuo l'ultimo, cosa stai dicendo? Il mio meme è arrivato prima, ma sono comunque arrivato ultimo in classifica. Ho ricevuto pure il meme buggy. Metti i punti, roba. Ancora, basta, sto meme merda. Ok. Vabbè, ragazzi, si butta così. Questo non troppo meme divertenti, non so, oggi sono tutto finito. Ma cazzo, è vero, devo memare su Rossi, ok, per un po' i meme saranno più belli. Mm-hmm.
La presa di Zenga. È troppo divertente, ragazzi. Ogni cosa sempre Zenga. Bisogna far vedere Politecnico di Milano. Il Politecnico di Milano, ragazzi, è troppo meme. Scusate, cioè, fa troppo ridere. Top meme. A me la puppa era il meglio. Però ormai non funziona più, cioè è proprio un meme morto, si utilizzano più il senso. Viva! No! Viva, non vogliamo parlare! Dovevo dare il meme buddy a questo, che è stato? Ivan, sei stato tu, vero? No! Perdono, bastardi! Le slide integrative permettono allo studio integrare dei concetti chiave, dice che abbiamo il concetto di sapere il nostro mondo di telecomunicazioni digitali. Il Politecnico vince. No, il Politecnico deve, cioè, è ovvio che vince il Politecnico di Milano, però. Basta. Non sono meglio le GIF di quelli anime. Non sono carini per gli anime. Dopo facciamo quelle di GIF. Vabbè, ragazzi, dai, si usa la carta Jolly. Il Politecnico è il Politecnico. No, non serve, potrebbe anche essere Rossi. No, ragazzi, io non so perché sto continuando a dire il Politecnico, ma dovrò troppo memare su Rossi per vincere. Vabbè, ma, cioè, nel senso, sono meme buddy gratis quelli, cioè. Quelli su Rossi, altro. Oh, un secondo, Shevin. Il prossimo meme vado un secondo a mangiare, mangio giusto un secondo e poi torno. Non penso. Ah, ok, ve ne andate? No. No. Va bene, aspetta, se poi ce ne andiamo. Ecco. Una laurea, per favore. Una laurea, per favore, grazie. Grazie. Esatto, non rimango. No, no, questo è il tavolo dei bandi. Identico. Identico. Sì, è vero. Tra i meme che hai detto... Ovviamente, ragazzi. Mi gusta. Non era quello identico. Ragazzi, no, non ho votato questo, stavo guardando WhatsApp, perdonatemi. Ma dai, ma che palle, è sempre il mio. Relax. No, stavo guardando WhatsApp, non c'è. Bastardo. Era bello, era bello. Ma penso dato meme... No, chi l'ha dato il meme buddy? Vabbè, ah. Perché tu fai schifo. Grazie, perdono, pensavo che eri... Ah no, prima avevo scritto, non del cose del Politecnico, avevo scritto ma fuori sono di gomma ma dentro sono d'acciaio. Cazzo di me. No, secondo ci viene. Non mi piace. Vado a mangiare. Mi godo. Godo. Ah, no, il gatto è uscito dalle mie palle. Cos'è? Ok.
Va bene, Fede. Il gatto è uscito dalle mie palle, cosa vuol dire? È possibile che ogni frase che fa Fede è sempre molto interpretabile? Cioè, non è possibile, veramente. Aspetta che mi sto preparando per utilizzare lo stesso me. Oh, incredibile, ragazzi! Oh, incredibile, pazzo! Fuori c'è un tigamma. Ragazzi, ma sulle pelle il giorno, cioè, della Madonna, se qua veramente. E già che mi riscaricherò uno a uno. Wikipedia. È possibile che ogni meme sia su Zenga. Fonte Wikipedia. Vabbè, ragazzi, c'è. Ah, perché non ha votato Fede, ecco perché. Ah. Perché Fede non è uscito. Ma che coglione. Non possiamo stopparlo. Madonna, adesso è da 4 minuti, non ci posso credere. Ma non penso. No, dai, che c'è un bellissimo meme, però. Allora, questo qua è un meme completamente diverso. Non riguarda... Dobbiamo veramente aspettare 4 minuti? Penso di sì. Oddio. Ma come? Intanto invio quello che abbiamo fatto fino adesso. In gruppo. Vabbè, 4 minuti, di cosa vogliamo parlare? Allora, ragazzi, beh, sì, insomma, tutto bene, cioè, incredibile, ragazzi, cioè, Fedo ha significato di fare una cosa nella sua vita e uscire dalla partita. Perché intanto i meme sul gruppo. E taggo Pietro su questo. E lui, fa, lui il meme della serie integrativa è il suo meme preferito a quanto pare. Perfetto. Le slide integrative permettono lo studio integrale così di chiavi che diamo delle cose da sapere il nostro mondo delle telecomunicazioni, reti digitali, trasmissioni affidabili dati con terminali. Cosa vuol dire? Non lo so, Marco ha detto che Even è scoppiato. Ah, perché... Ah, vabbè, vabbè, raga, è andata così. Che beh, raga, non raga, però vabbè. Dai. Ma si è tirato... sì, è venuto qua. Dai, Betta, che dai, Betta. Ed ecco la Beth, dai. Unexpected. Non so perché a Pietro fa questo sorridere il meme di le slide integrative, però. Cioè, è il suo meme preferito quanto. Il programmatore della domenica. Giusto. Mi piace dire termine programmatore. No, non gli piace dire. Oh, oddio! No, dai, poco! Io non ho mai la porta di Milano.
Hai detto Fedo? Mio papà ci ha detto che siamo dei sistemisti, Ivan. Avete perso probabilmente 3 minuti. metti like, Fedo. Vedo! Miemu. Miemu. Ragazzi, meme buddy. Ragazzi, devo completare la meme in modo che voi non perdeste altro tempo. Meme buddy. Metap meme. Ragazzi, se non mi avete votato entrambi sì. Miemu. Vabbè, ragazzi, questa qua era ovvia, cioè. Miemu, top meme, anche questo. Ah, mi sa che ho vinto, ragazzi. Quella Laura è quel... No, non hai vinto quel per meme. No, ma come prepararti per il tuo meme? No, dovevi mettere... Noi questa... Mi ha risparmiato da un altro mame sul Politecnico. No, dai. aspetta, ce l'ho. Ah, se non trovo mai divertenti, vabbè. Perdonate, non ho trovato nessun meme divertente, non ho scritto niente. Mettete le gif la prossima volta, vi prego. Ez. Non si crede che mi conosciute. No, aspetta, questo che è bellissimo. Beh, buddy, ovviamente, ragazzo. He's speaking. Non ho messo niente, ovviamente. Io datemi pure il downvote perché non si può cosa mettere. Ok, downvote. La luce! La luce! L'alporta! L'alporta! È una stronza! Ecco, il limite di lei è bellissima, però. Ma questo è bello. Rossina te la dava quella puttana in silenzio. Ez. Quell'ez ti ha spezzato. Questo non puoi capirlo tu, Giva. No. Dai, dai. E basta, ma sono meme di merda, ma Dio, Andrea.
Hakuna Matata ragazzi, okay. Sono Ciccio Gamer 89. Okay. Finalmente qualcuno di diverso. Diocrezia. Dai, giochino anch'io, brutti figli di puttana. Dove state giocando su quello di William? Cioè, tipo, lui ha detto, lui sta per dire una volta la bestemmia. No, no, l'ho inventata io. Però ah, ok, no, perché... Dio, sì, ragazzi, non sono divertente a sta serie di meme. Unirsi alla partita. Beh, ci sta come meme, ci sta come... Non ho capito, cioè... Ragazzi... Sì. Ragazzi, vi informo del fatto che è entrata la persona divertente. Oh, ecco, adesso... Che avete i meme più divertenti del 2015. Oh. La puppa. No, vi giuro, ragazzi, i meme senza puppa non fanno ridere. Fanno... Ehi, oh. Delustia? La Delustia, sì, sono io la Delustia. La pantofolanza. E con le sue verifiche su Google Model, Zenga lì. Non l'avrai mai le verifiche, mai! 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 Lo strega fa. Che meme ha? Ah! Ma ci vediamo! Ah! Ah! Sì! Dai, non c'è niente di bello, non c'è... Ok. Ma Edo domani sei a cammino a scuola? Ma non so come usarlo. Edo domani viene a scuola, Edo. Non ne sono sicuro. Oddio, cosa vuole la mia mamma? Cosa vuoi, madre? Oddio. È un bel meme, non so come usarlo. Ok. Eccoci. Ho appena rifiutato un regalo dai miei genitori, sono king, sono il migliore. Un regalo? Sì, sedia da gaming nuova Delustia, ma io no. Mi basta il mio cuscino sotto il culo. Perché sono troppo culo. Troppo culo. Dai, G-Man, dai, chi manca? Chi è il Bajace? Signori! Signori, chi che manca? Signori, mettete pronto il lobby. Signori! E prima c'era un non mi ricordo che meme era, però... Signori! Chi è che manca veramente? Signori! Federico Edoardo Martellacca? Mettete pronto, no, signori! No. Edoardo è veloce a fare i meme. Edoardo scrive puppa e vince. Ok. Signori! Sì. Ah, bravo! Bel meme. Mi piace. Questo è un meme che rispetta la tradizione. Io beh, a mia le ma tu dici Let's go. Ah, beh, eri in lezione. Sempre poppe cose così. Sono l'ultimo dell'anno in classe sto gioco. Non hai messo la bestemmia, non hai messo che sto che ricevi con la penna. Però io vedrò comunque me Buddy. Bravo. Dici. Cosa c'è? A parte dentro l'acciaio di Zeng. Basta, ma hai messo Zeng. No, ti ragazzi sono divertentissimi. Quando io mi lamentavo di è di gomma. No, ma io mi lamento per scherzo, poi rido. Vero, possiamo memare su questo uomo. Fermi, ha fatto. Non sto sentendo niente, raga, di quello che ha detto Marco. Cosa c'è? Fa un link per entrare o per quello di William.
È perché fai schifo. Non hai inviato un link. Ah, beh, su WhatsApp, però su Discord. La community make it meme, the like meme, dai, easy. Ma ora, quello di prima! No, cazzo, avevo il meme in mente, ma l'ho dimenticato. Il link di invitazione non è valido. Se volete finire la partita mi va bene, ma almeno streamate così vedo. Ma c'è su Twitch. Ma guarda che c'è la community. L'ultimo link, brother. Sì, ti ho appena detto che mi dà che il link di invitazione. Adesso cazzo smette. Ah beh no, ma me lo domando anche, ma dai. Cioè. Oh. Così? Tutto citto. La Politecnica di Milano. Ma io sono entrato, ragazzi, giuro. Non fai entrare. Perché sei un po' un negro bastardo. Io sto già streamando. Sto streamando. Si è chiuso il sito di Andrea. Fate un nuovo link però. E lo so, caro. E ora qua. Puppa. Ah, sono entrato in vita. Vabbè, dai. Cazzo, me lo non ho meme in mente. Ma Fede, poi riuscire a parlare per come Zeroli per 2 secondi? E qua, beh, stai parlando come si, come da Zeroli. Rappresenta la realtà. Dovevano esserci tra i popcorn. Bea e Aaron, perché eravamo là. Ma però è quello che i capelli lunghi, capito? No? Devo andare a mangiare. No, vabbè, anche Aaron ha i capelli lunghi. Sos. È vero. Volevo mettere anche Aaron, solo che. No, l'ha fatto prima Marco. Marco l'ha fatto prima. Ti vengo. Ciao, io me ne devo andare adesso. Ciao. Me ne devo andare perché devo andare a mangiare. Ciao. Godo. Rossi. E poi era stra in ansia oggi quando ti trovavo al telefono. Rossi, dammi. Rossi, tipo... metti il telefono sul banco. Ah, sì, è vero. Non penso. Io. 666 su grazie Edoardo. Grazie Edoardo per il meme buddy. Sei molto gentile. Ho ottenuto 255 punti senza aver passato un meme, sono fortissimo. King, non hai fatto il meme? No, mi si è chiuso il browser. Bravo, questo è un bel meme. No, sei bravo. La puppa, la ciuppa. Puppa, ciuppa, puppa. Puppa! Ah, vedo che sei un uomo di cultura. Puppa! Non mi piace. Puppa. Non mi piace. Già fatto. Ragazzi, messo. Non so cosa. Ma perché con gli anime è difficile. No ragazzi, mi ricordo di scrivere meme sugli anime, non c'è niente di bello. Guarda che dura tipo 2 secondi e poi silenzio. Quindi fa un po' ridere. Ah, buona notizia, ho di nuovo il balsamo. Ho fatto un meme molto lungo, come il pippo di Edoardo. Lo si mi dico il telefono, il suo telefono che sta per essere buttato a terra per l'ennesima volta. Povero telefono. No, questo è un bel meme, perché povero rappresenta telefono. La realtà. E la realtà... Che rispetta le tradizioni. Non si quando sente che qualcuno si mette di riparare e quindi deve dare per forza su contenuti decenti di ripensato. Non penso. Grazie raga. Qui era un meme bello. Bravo.
Bene. Bravissimo, bravissimo. Allora, ti dico io, allora, primo la puppa, secondo la ciuppa, terzo la ciuppanta corrotta. Oh! Bellissimo. Perfetto. Mi sembra. Penso che lo scaricherò. Download in GIF. Uppax. Non l'ho votato, merda, ops, non volevo. No, vabbè, così. Bravo. Questo qua è un bel meme, perché rispetta la tradizione. Bravi. Bravi. Tutto l'organigramma dei Severi. Perché Edoardo sta morendo, cioè, è un bene, però. La puttana. Ah. Grazie, ragazzi. Ragazzi, ho guadagnato comunque punti, non potete togliermele. Buddy. Ma perché io ho due nelle babbi e io sono terzo? Perché? Non ho capito come funziona. È perché sei un negro bastardo. Non capisco come funziona. Il J-puppatore. Il J-puppatore. Mettiamo un altro tema, perché abbiamo fatto sempre anime e GIF. L'anime non è bello da trovare meme. Beh, è andato all'ultimo, guarda che è rimandato all'ultimo dodo. Allora, ci sono best memes, tutti i memes, gif memes, trending memes, SpongeBob memes, Dunk memes, anime memes. Sono le più belle. Family friendly non penso. Non penso. Tipo i migliori in generale, magari mi viene fuori qualcosa di bello. Best memes. I migliori. Sì, chiaro. Questo è un bel meme. Questo è un bel meme. Perché è un meme che rispetta la tradizione. Edo, sto per condividere una playlist che ti potrebbe piacere. Mind Size Media. E questo meme non mi è piaciuto perché non rispetta la tradizione. Io non l'ho compreso. Non mi è piaciuto. Non ha rispettato la tradizione. Vediamo il prossimo meme. È la colpa che deve subire questo povero ragazzo. Lui da fin da giovane ha avuto questa colpa, ragazzi. Cioè, questo è un bel meme perché rispetta la tradizione. Che belle cosce! Wow, damn. È un uomo che fa business. Dove tipo mettere anche tipo quando tipo rubi materiali, ma ragazzi, è solo per scopi didattici, ovviamente. No, ragazzi. Solo per scopi didattici. Non è che non voglio pagare il libro, solo per scopi didattici. Giuro. Oh. Ragazzi, vi ringrazio per i punti, vi Bastardi. Voglio bene. Grazie a tutti. Grazie a tutti, ragazzi. Siete il community migliore del mondo. Io sono veramente contento di far parte della vostra community. Semplicemente questo è il punto. No, ho messo me perché non l'ho comprato. Grazie a tutti, ragazzi, siete la community più bella del mondo. Io sono contento, ragazzi, grazie a tutti. No, capirei? No, va. No, questo no. Basta sto meme, 200 volte viene fuori. Ah, insomma. No. Oddio, cos'era? Che ricordi? Cavolo, è un bel meme, ma non so come usarlo. Io ho un brutto meme, non so come usarlo. Le GIF sono i migliori, capperetti. Le tele GIF sono il meglio. Aspetta, che belle cosce. Belle cosce. No. Che belle cosce. Cazzo. Sono un fan delle cosce, ragazzi. Però cazzo, se avevo meme che so tu per capire, beh, però, peccato. Tutto ci putto. Posso fare un meme su Marco, rientro, no? No, rientro. Fallo uguale. Poi si rientra tanto meglio, poi si diverte.
palle. Vabbè, non riesco a farlo, non posso farlo sto male. Devo salvarmi. Vale. Edo. Piacciono le musiche chill, lo fai? Cosa? Le musiche chill, lo fai? Tutto su Catanzaro ormai, what? Piacciono sì o no le canzoni tranquille? Ah, se ti dico che hanno il piano. Non sono riuscito, sì, non sono riuscito a trovare le mie belle, ragazzi, niente da fare. Qua è un meme trittunale. Che l'unica meme... cosa che sono riuscito a trovare è che è un meme che solamente me poteva capire. Sai tipo beh, tipo quello di Batman e i tizi che si baciano. Sì. Ecco, era tipo i tizi che, i morosi alla stazione e la tipo vicino che non capiva un cazzo. Ah! Ah sì, io che cerco di spiegarlo. Beh, perché rispetto alle tradizioni. Grazie, io grazie. Ho aggiunto un po' della fuffa. Perché non potevo fare altro. Non l'ha salvato. Non l'ha salvato. Non ha salvato Rossi, l'ha distrutto. Metterò un non mi piace, che rispetto alla tradizione. Era arrivato l'ultimo, raga, quindi non sapevo cosa mettere. Ho detto, metto lì a Rossi. Metti lì, metti Rossi a posto. Sì, infatti. Vabbè, si è ritrovato così, era costretto. Sì, infatti. Nel tappi anch'io ho messo un meme brutto, perché... il tizio sinistro sarebbe Marco per caso. Ah, ok, bravo. E che è tipo sotto lui rilassamente. Esatto. La via della puppa it's blank. Ragazzi, non ha rispettato la tradizione. No, è bella, bella, era un brutto meme. No, la via della puppa. Cioè, dipende come la intendi la via della puppa, poi in realtà. Cioè dipende come grazie. Dipende come la intendi la Russia sta salendo. Beatrice, ti raggiungo al prossimo turno, ti dico. Facciamo scendere Ivan almeno 1000. Non penso. Ma non potete capire se sono i miei meme oppure no. E meno, scusa. Perché ho usato due meme di merda e non c'è un cazzo. Marco era andato in meno, ricordo. Oh, io che troverò qualcosa di divertente adesso, forse. Non so come si scriva. Ragazzi, perché sto vedendo Gesù in una palla di fieno? Ragazzi, ma che meme di merda sto trovando. Era meglio quando c'è stato un solo GIF. Ah. Ragazzi, cosa ci vuole scrivere puppa? Prova a fare il coglione. Alzi la mano che ho fatto il coglione. Io ho fatto il coglione, non so. Bro. Insomma, ragazzi, era dovuto questo meme. Il coglione è astronomico. Ehi! Guarda il meme. Bravo. Insomma. Un meme che rispetta la tradizione. No, devo mettere le mani. Mi piace. Bravo, questo è un bel meme. Bel meme. Aspetta la tradizione. Mi è piaciuto. Bravo. Mi è piaciuto. Ragazzi, voi cosa avreste messo per domani? Non so. Non so neanche cosa. Bravo. Questo è un meme bello. Mi sono piaciuto tantissimo. Edo, guarda su WhatsApp, ti ho mandato un messaggio discriminatorio. Io non nobile, non conosco la storia della Moldova e della Romania. Come no, è bello. Si merita. È un meme che rispetta la tradizione. Un meme che rispetta la tradizione. Che chiappe d'acciaio dietro di lui. Che chiappe d'acciaio? Era di marmo. Era di marmo, sì, lo so. Vi ho montato tutti i meme. Andiamo a vedere il vincitore. Ah, beh, insomma. Ehi, Beatrice. Beh, certo, almeno un meme, bella con 1000 meme. Bravo, questo mi ha trasformato quello a vuoto. Io che sono chi gliel'ha chiesto. La delusi. Bravo, perfetta sta gif. Vabbè, raga, sono solo le gif. Il prossimo giro, vi prego. Sto troppo bello. Veramente, non ridere. Le gif sono qualcosa di divertente.
Non so come usarlo. Neanch'io. Dai, è bellissima, sto ancora non so come usarla, però. Non so come usarlo. Questo è già usato. Cazzo. Sto tizio, come potrei usarlo? Altre cose ci vuole. Ragazzi, bisogna scrivere puppa. Bisogna scrivere puppa e tutto qua. Facile. No, ok. Beh. Avete studiato le comunicazioni, ragazzi? Vabbè, ovvio. Ehi, simpio. Allora, da giovedì si fa la challenge che si chiama fare il sito. Vero. Perché mercoledì sarò molto impegnato, ragazzi. Giva, fammi mettere il golden button. Ok. E ti aiuto. Edo. Grazie, Edo. Signori, mettete grazie. Pronto. Ragazzi, no, io non so neanche che meme ho messo. Stavo guardando WhatsApp. Oh, God! La puppa, bravo. Meme buddy. Tutto. Bravissimo. Questo è un meme che rispetta la tradizione. Bravissimo, a chi l'ha fatto? Vivo! Livello relazione Miemo. Dimmi che non è la Marci. È la Marci identica. Non ho capito il meme. Io non l'ho visto. È la Marci. Non mi ha fatto ridere. Ah, bravi, questo qua è un bel meme. Bravi, perché è un meme che rispetta la tradizione. Sto meme di Obama lo adoro. Bravi. Bel meme. No, mio Wu era questo. Godo. Mio Wu. Io e chi? Esatto, io e chi? Ma poco così. Io e tua madre, puttana. Socio. Ehi. Oh, tutti io qua, tosse, cari. Tutti i nonni. No, cari. Si sa che spalendo la tosse. Bravi. Questi erano dei miei meme. Ma come è andata l'ultima la tua? Beh, perché nessuno l'ha capito. Vabbè, dite me se me ne parlo. Bravo, Edoardo, hai fatto un bellissimo meme. Grazie. Un meme che rispetta la tradizione. Io l'ho capito, quindi facciamo molto ridere. Io non ho messo nulla. Livello reazione. Ragazzi, livello reazione con mio Wu. Top me, veramente. Ah. Ah? Sì, potrei avercela. No, anzi no. Perfetto. E qui potrei mettere tantissime cose. Ehi, Edo. Guarda su WhatsApp. È la mia faccia quando scrivo i meme che fanno stra mega ridere. Io ho fatto meme di merda, mettete tutto le dombo. Oh. Questo sono io. Ah. Questo. La nostra primula è bellissima. Sono io quando vedo un meme sulla puppa. La puppa Delax. Ma questo sono io invece. Ah, una mongo del destino. 5 minuti sono troppi, ragazzi. No, sono tanti invece. Serve ansia. Serve un minuto, 30 secondi. Cosa vuol dire sta roba? Non mi caro più. Ah, questo qua sono io quando vedo un meme che non rispetta la tradizione. Bene. No, hai rispettato la tradizione. Non hai rispettato la tradizione. Le 1000 più 8 sciabolette. No, mi ragazzi, possiamo mettere il timer a 12 secondi la prossima volta. Tanto non ci vuole niente a scrivere la puppa. Sa scrivere puppa. Ah!
Giusto, perché facciamo me brutti stasera? Non so, stasera sono morto. Gemo. Sono fuori allenamento, non ho mai mangiato per ben 2 giorni. Cazzo di staccato stasera? Piero che deve portarlo sul divano così. Xbox. No! No! Ora sì, sì. Ora sì, sì. Ma poi è vero, cioè, la costringe tipo se si fa abbastanza ridere. Ah, questi siamo bravi. Chi ha fatto questo meme ha rispettato la tradizione. Bravissimo. Poi mi piace tanto questo meme. Io credo che sia questo meme. Questo meme. Ma è vero! Ma guarda che ogni volta che c'è la verifica c'è mille cose, non mi sono tirate fuori con sé. Ma non capisco perché. Cosa ci è successo? Dai, questo meme. No, dai, bravo. Cioè, meritava. Non so se metteva più questo meme buddy. Non so se metteva più questo meme buddy. Non lo so. I meme hanno rispettato la tradizione. Ehi, Beatrice. Qua la furba. Qua la furba. Cos'è che ormai è molto furba l'ultimo io. Ma stai facendo la furba? È un po' la furba. Abbiamo 10 punti di distanza, dovresti tipo esplodere. Io ho 10 punti, io da lì in poi metterò il meme buddy a Gibam vicino. E godo. Io adesso devo andare a mangiare. Che schifo. Merda, devo giocare Sea of Thieves con quegli sfigati dell'altro server, vabbè. Mamma. Vabbè ragazzi, William non vado in giocare. Vabbè ragazzi, c'è colpa di meme di serie che hanno fatto schifo veramente. Una meme tre gatti, sono CiccioGamer89, sono il capo branco dei miei paguri. Cosa che faccio? Ma la pupa è andata. La pupa? Ma è andato via? Sì. Non so perché, non ho capito bene il perché. Quindi lo chicco. Lo chicco. Yes. No. Vabbè, devo andare a mangiare. Va bene. Se volete giocare voi due, vi lascio il lobby. Va bene, allora buona cena. Ciao! Ciao ciao! Oh, maledetto! No, dov'è che è? Ok, droppati i meme.
cosa, cosa c'è? Ciao bella, e allora? Fratello, cosa c'è? No, è che hai detto che non andavi ancora in bocca con gli altri. Ah, quindi aspetto che arrivi William perché non ho voglia di andare adesso. E godo. Cosa, cosa ti hai messo come... Chainsaw uomo. Chainsaw uomo, se l'avessi... Beh, resto qua ancora un po' e poi appena vedo William, vado. Boh, stavo facendo un po' di... Perché William... sì, William. Qua caro. Qua caro. Qua caro. Aspetta che qua... mi abbasso. Quando inizia con qua caro non la capisci. Non capisci niente in realtà. No, no, sì, non si capisce. Però si capisce. Non so, io voglio bene a Cree, però non mi piace stare di tanto vicino. Il pack? Boh. Ah, sì, Mico. Da dove arriva Mico? Vorrei fare uno stream in disegno come fa William, però... Ti butto fuori dal gioco, giusto? Beh, stai giocando da solo, scusa. No, no, perché infatti non... Sei un secondo di voler spellere espulso... Cosa? Espulsare? Oddio. Oddio. Permanente. Ok. Lobby pubbliche, davvero sono lobby pubbliche? What the fuck? Sì, ma non, è... non so quanto posso far ridere. Sì, infatti, presumiamo no. Che... Dai, pare il coglione. Fai la streaming disegno. Non posso? Dai, come, fa... come faccio? Non dai, sono dai, mica dai, in digitale. Che okay, è arrivato dai, William, adesso dai, vado. Dai. Ciao, Givan. Ciao. Dai, a tu! God. Qua batta dai. Perché sei da solo? Perché adesso è appena staccato e ho... stavo sta per staccare anch'io. Godo, che schifo. Godo. Godo.